Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 11.05 del 21 gennaio. Vi ricordo che questa sera, come tutti quanti lunedì sera, in prima serata ci sarà Quarta Repubblica, quindi non mancate. Bersani contro Buffagni, partiremo ovviamente dalla questione delle navi, della Libia, come tutti quanti i giornali oggi fanno, e cioè il barcone con i 117, 170, 120 morti. Insomma, l'altro dato fondamentale è che oggi i giornali si interrogano relativamente poco e come si fa a stabilire esattamente, quasi ci fosse un registro di bordo, quali e quanti sono i morti e soprattutto quanti morti ci sono stati da quando i porti sono stati chiusi. Insomma, su questi numeri fondamentali c'è un grande dibattito. Vedo che è collegato Luca Donadel, questa sera vi stupirà, in prima serata un pezzo di Luca Donadel che vedrete sarà, racconterà come la propaganda delle fake news in realtà, quando si ammanta di buonismo, diventa una straordinaria propaganda. Buongiorno ad Emma, che vedo che si è Françoise, eccola qua, sempre presente. Sui giornali quindi la trattativa tra governo italiano e Libia per gestire questi barconi che sono nelle acque territoriali libiche è il tema fondamentale. E su questo c'è poco da dire, se non forse l'uscita politica di ieri sera di Di Battista, che comunque ha un grande ruolo all'interno del Movimento 5 Stelle, che dice che in realtà la chiusura dei porti serve a nulla, anzi non si devono tenere i porti chiusi. Stessa cosa che più o meno dice il commissario all'ONU per le migrazioni, intervistato oggi dal Corriere della Sera, che dice esattamente la stessa cosa. Interessante invece il cambio di prospettiva che Belpietro fa sulla verità riguardo ai morti in mare, in cui dice usati dalle ONG per mostrare dal loro punto di vista la follia delle politiche governative. Nordio sul Messaggero si commenta la vicenda con gli elementi strani di questa vicenda, perché intanto ci si chiede in un momento così, Lucien buongiorno, non è il momento in cui ci si mette per mare e tante vicende di questo tipo, ma nota come in realtà i superstiti tre di questo drammatico strage in mare siano stati operati dalla Marina Militare e dall'Aeronautica Italiana, quindi che alla fine è sempre l'Italia a doversi sobbarcare nel bene o nel male. La parola sobbarcare non è scelta a caso. Il problema della grande emergenza in Africa, che è chiaro a tutti che non può essere soltanto sulle spalle degli italiani. Il commissario all'ONU ve l'ho parlato, e l'altro tema di giornata è quello portato avanti da Di Maio e non solo dal Movimento Giallo-Verde, che dice che la colpa è tutta di Macron, che continua a colonializzare l'Africa, cosa peraltro, conoscendo i francesi, sicuramente vera, ma io non posso pensare che i grandi problemi dell'Africa derivino soltanto dall'esistenza del franco africano, che peraltro garantisce una certa stabilità, oltre a un certo tipo di utili alle banche centrali francesi. E, vabbè, poi abbiamo la solita pezzo di Saviano. La domenica ci abbiamo Scalfari, che ci dobbiamo sorbire, e il lunedì c'è in genere su Repubblica Saviano, che prende di mira soltanto il truce, come lo chiama Ferrara, e si trovano Ferrara e Saviano con lo stesso nemico, e cioè Salvini, e in questo caso il motivo è il baciamano, il baciamano che ha ottenuto. E la battuta più bella di Salvini ieri, mi sembra che fosse a Viesti, è: ragazzi buoni, non mi baciate la mano se non succede un casino. Riguardo a Ferrara vi segnalo il pezzo di oggi interessante, anche sulla prima pagina del Foglio, che è l'attacco di Ferrara alle cosiddette elite che sono passate da Renzi ai giallo-verdi alla velocità della luce. Non posso che condividere questa sua, come possiamo dire, passione nel denunciare quelli che alla velocità della luce, da elite di sinistra, di destra, di centro, fra un po' diventeranno anche berlusconiani, no, quello non c'è mai rischio. Beh, uno di questi è un pezzo sostanzialmente fatto da Ferrara per prendersela con Barrico, che passa dalla Leopolda a chissà quale dichiarazione ha fatto non del tutto antagonista a questo governo. Ma il pezzo bello del Foglio di oggi è un pezzo sempre contro Salvini, e cioè un'intervista a Ferrara che avrebbe realizzato Lettera 43, ma che viene evidentemente sbobinata sul Foglio, che vi consiglio, che riguarda una battuta che ha fatto, buongiorno Anna, fatta da Salvini sul ritorno di Battisti, e cioè che i brigatisti rossi erano
diciamo, alimentati, erano negli happy few del Partito Comunista. E Ferrara dice: non ci sto, come fosse Scalfari. Ha ragione Ferrara? Sì, perché era l'unico funzionario del Partito Comunista, ventenne, mandato a Torino da Pecchioli, o da chi non mi lo ricordo, di grandi tradizioni comuniste, il padre un togliattano, eccetera, a fare il vero e proprio battaglia all'interno del partito e delle fabbriche e degli operai contro i brigatisti rossi. Ferrara pagò e continua a pagare, diciamo, con i suoi atteggiamenti e alcune sue schizofrenie, quel periodo suo giovanile in cui ce l'aveva contro i terroristi, voleva che si denunciassero i terroristi e faceva di tutto all'interno del PC per denunciare i terroristi. Ma questo è Ferrara. Buongiorno Andrea. Il resto del Partito Comunista, degli intellettuali vicini e soprattutto degli intellettuali borghesi vicini al Partito Comunista, beh, i rivoluzionari comunisti li amavano e come? Erano compagni che sbagliavano. Quindi Ferrara non può fare del suo particolare il generale. Alla fine, tra il fatto che i comunisti fossero vicini alle Brigate Rosse, ha più ragione Salvini o Ferrara? Chiaramente Salvini. Detto questo, Ferrara, nella sua Torino brigatista, fece di tutto perché il Partito Comunista denunciasse e lottasse contro il comunismo. Riguardo alle denunce, è magistrale il pezzo di Sofia Ventura oggi sulla stampa, il fondo della stampa, perché sul reddito di cittadinanza si sostiene, lo ha detto mi sembra Buffagni che ci sarà questa sera in trasmissione da me insieme a Bersani, beh, insomma Buffagni dice, beh, poi ci saranno i vicini di casa che denunceranno coloro che prendono i redditi di cittadinanza, buongiorno Susanna, senza averne i requisiti. E allora dice Sofia Ventura, giustamente, insomma questa è forse la paura di Stato, citando Grossman, forse è proprio l'esempio di uno Stato autoritario, di cui noi spesso parliamo a vanvera, cioè lo Stato autoritario di qua, lo Stato autoritario di là. Però, insomma, io vorrei anche dire che l'idea del whistleblowers, l'ANAC, che ha un ufficio proprio che si occupa di fischiettatori, i vicini, i 112 che denuncia con la Guardia di Finanza, vi ricorderete, in epoca vischiana. Insomma, non possiamo proprio attribuirlo soltanto al Movimento 5 Stelle, Sofia, questo atteggiamento che le spie denuncino i vicini. In entrambi i casi, sia dei whistleblower, sia del 112, sia insomma, delle lotte all'evasione, sia questa che è una piccola evasione del reddito di cittadinanza, sono disgustose esattamente per il motivo per il quale scrive Sofia Ventura, perché in realtà lo Stato è quello che deve garantirci l'amministrazione della giustizia e la difesa dai criminali interni ed esterni. Se iniziamo a farlo noi è finita un po' forse l'idea dello Stato liberale più che democratico. Sempre sul reddito di cittadinanza, Landini oggi che sta riprendendo un po' di vigore, è un po' scomparso Landini, ma dice l'errore del reddito di cittadinanza proprio nell'album di famiglia, poi dovrebbe essere loro, ma in realtà lui individua una cosa da par suo, cioè molto abile, dice che si è confusa la povertà con il lavoro ed è, mi sembra un'intervista su Corriere della Sera. Riguardo altre cose di giornata, sì, politiche, c'è Belpietro che sostiene che la discesa in campo, generosissima per i suoi 82 anni, per la fatica di fare le europee di Silvio Berlusconi, è un regalo, sarebbe col punto di domanda, lo fa alla sinistra. Beh, direi il contrario, ovviamente, ma comunque Belpietro ha questa posizione, che è peraltro la posizione di Libero, che è una posizione, diciamo, molto chiara editorialmente negli ultimi mesi. L'ultima cosa riguarda invece le suppletive cagliaritane. Oggi i giornali dicono, cioè in Sardegna, che già davano per vinta la partita all'esponente del Partito Democratico, mi sembra Repubblica e Corriere, in ribattuta, cioè tardi nella notte lo scrivono. Sono andato a leggere i pezzi, ovviamente online, come potete fare tutti. In effetti ha vinto il candidato ex pensionato di Videolina, 62enne cagliaritano, esponente del PD, che viene eletto nel collegio in cui precedentemente era uscito, vi ricorderete, il velista per caso che si dimise a grande richiesta da parte del Movimento 5 Stelle, che qui ha fatto un gesto che è politicamente irrituale, cioè lui fa fuori un suo uomo da quel collegio perché era sempre in barca e non veniva in Parlamento, riescono a farlo fuori, fanno le suppletive e alle suppletive vincono i nemici loro peggiori, cioè quelli del PD. Insomma, l'intelligenza politica dei Renzi, dei Gava, dei Pomicino, dei Berlusconi, insomma, della prima Repubblica,
Repubblica mai avrebbe fatto una minchiata dal punto di vista elettorale come questa, ma obiettivamente dà anche il senso della novità di un movimento che sarà pure ingenuo in tante cose, ma la sua ingenuità e il suo candore talvolta si vede anche in queste elezioni suppletive, oppure sono vittime delle promesse e del modo. Casa Pound al 2,9%, dillo, mi intima qualcuno, che fai? Se non lo dico mi meni? Che fai? Vieni qua, mi dai una scudisciata? Sì, l'ho detto, sei contento? Quando mi dicono il Casa Pound 2,9%, dillo, ma vaffanculo, certo, che cosa è fondamentale che Casa Pound ha preso il 2,9%? Quando fanno così mi fanno impazzire, sia a destra sia a sinistra. Vuoi che ti dico anche i voti, non so, di Forza Italia? Non lo so. Vuoi che ti dico i voti del Movimento 5 Stelle? Non lo so. Comunque sia, hanno vinto questi qua e all'interno della... ci deve essere sempre il cretino, dillo, dillo, no? Perché è fondamentale che Casa Pound abbia preso il 2,9%, ma vabbè, comunque, ritorniamo a noi, anzi non ritorniamo a noi perché è quasi finita la nostra zuppa di porro. Io ho letto oggi i resoconti del Corriere e di Repubblica, leggete quello del Corriere, io dico quando internet è fatta da giornalisti, che purtroppo bisogna passarle i pezzi, perché anche noi abbiamo iniziato a scrivere non capendo nulla, scrivendo malissimo, ma tu quando leggi il pezzo di internet fatto dal Corriere, quello fatto di Repubblica sulle suppletive a Cagliari, ti leggi quello del Corriere in cui non capisci nulla, quello di Repubblica in cui capisci chi ha vinto e che cosa è successo, leggeteli, sono due pezzi. E se poi internet diventa questa roba qua, è ovvio che è meglio leggersi un fondo o un pezzo scritto ancora sulla carta stampata, oppure comunque sia, se non date qualità nonostante il vostro marchio sulla rete, beh insomma nessuno vi seguirà. Spero che questo non avvenga sul mio sito nicolaporro.it, a cui vi rimando sempre alla fine di questa zuppa di porro, dove c'è un pezzo secondo me molto interessante, tra poco vedremo quello di Ruggeri, ma è molto interessante, vabbè non vi svelo nulla, nicolaporro.it, stasera Quarta Repubblica alle 21.30, reddito di cittadinanza, ma più che quello pensioni e scafisti. A questa sera, ciao.